E giustamente dice, me fai riprovare, voglio capire meglio. 210.000 euro di eredità. Come stai stasera, te lo chiedo? Questa sera sto bene, vengo già da quella di ieri, quindi ci riproviamo, vediamo. Ma rispetta come va una partenza con la moto, di quelle cose voi tre, com'è questo? Sì, non pretendi con la stessa adrenalina. Siamo lì, l'adrenalina è diversa, però comunque che il cuore si fa sentire. Va bene, allora, la cuffia ti concentri di là, Samira e Andrea, i nostri fantastici prof, mentre Lorenzo si concentra. Vi ricordo una cosa che, insomma, la sapete benissimo, ma stasera in prima serata torna il cantante mascherato Milly Carlucci, tantissime maschere, noi a chi ci sarà sotto le maschere, giocate insieme a noi. E sì, ci troviamo stasera su Rai 1, la giuria è fantastica, meno uno, che vabbè, non so, se Milly non ci ripensa, mi trovate lì stasera al cantante mascherato con Milly Carlucci. Vai Milly, cantante mascherato, adesso giù la maschera, e qui non si può, ma nessuno si può mascherare, qui c'è la realtà delle parole. La realtà e la verità della ghigliottina. Lorenzo, prima scelta. Fronte, oppure puoi scegliere fonte. Fronte. Ghigliottina. Benissimo. Sogno. Realtà. Realtà. Ghigliottina. Bene, bene. Andiamo verso la terza scelta. Montare. Contare. Montare. Ghigliottina. Reale. Borghese. Reale. Ghigliottina. Astro. Ariston. Ariston. Ghigliottina. Il campione non dimezza mai, percorso netto 210.000 euro di ghigliottina. La sua eredità è 210.000 euro, la ghigliottina la giocherai con le parole fronte, realtà, montare, reale, Ariston. Un minuto da adesso, Lorenzo, buona fortuna. Il tempo va via con la musica che ci dice che appunto i campioni in quel momento devono consegnare, lo fa anche Lorenzo, il nostro campione. Non ha mai dimezzato, se siete arrivati adesso a casa. Piccolo riassunto prima del gran finale. Non ha mai dimezzato Lorenzo nelle sue scelte e ha scelto sempre appunto senza mai perdere parte della sua eredità. Fronte, realtà, montare, reale, Ariston. E siamo qua sospesi aspettando di sapere cosa ha scritto.
e se è la parola vincente perché, ove mai lo fosse, il nostro campione vincerebbe 210.000 euro. Vado a preparare la mia di parola, sì. Aspetta, stiamo a distanza come prevede il nostro protocollo. Prima vado io torno ai box, poi vieni tu e poi giochiamo questo super finale. Lorenzo, goditi il momento, il brivido, sei tu un maestro del brivido con le tue motociclette e le tue competizioni. Se lo fosse, allora, sarebbe, insomma, la nostra stagione già è lunga, se lo fosse, io non dico niente per scaramanzia e cosa, sarebbe il primo unplanned della stagione, 210.000 euro. Lorenzo, sali tu in cattedra, noi ci godiamo lo spettacolo. Allora, mi sono sentito un po' meglio rispetto alla ghigliottina di ieri sera. Questa sera la parola mi dà un po' più di fiducia. Cioè, non più tranquillo, insomma, più consapevole, come dire. Sì, più... una parola un po' più azzeccata, forse, speriamo. Io ho scelto palco. Allora, per inseguire come fossi in motocicletta mentre insegui il traguardo da tagliare per primo, per inseguire 210.000 euro hai scritto palco. Esatto. Prego. Sono partito da montare il palco. Prima di uno spettacolo ci sono gli addetti che montano il palco e preparano tutto affinché sia pronto ad ospitare l'evento. Cioè, il verbo montare ha acceso la tua fantasia per quanto riguarda la parola di questa sera? Più Ariston, ovviamente, il famosissimo palco dell'Ariston. Ah! Mi ha acceso anche questa parola. Poi, magari la realtà del palco è diversa dalla realtà che si vive dai telespettatori, come è diversa la realtà qui alla ghigliottina. Al tavolo, quando diciamo da casa magari è più divertente, in famiglia sul palco è tutta un'altra realtà, dice dal magari vivo. Ci potrebbe anche stare con fronte, diciamo, magari a uno spettacolo di fronte al palco, sono qui di fronte al palco, magari in prima fila. E con reale invece non ho appigli, non so come poterla collegare. Allora, montare il palco. Sì. Ok. Tu dici il palco dell'Ariston, cioè il palco del teatro Ariston, si è conclusa da qualche giorno. Dai, uso la parola quella lì, la kermesse. Facendo i complimenti, la kermesse sanremese, palco del teatro Ariston. Straordinario Mattatore Amadeus, i complimenti a lui, a tutta la squadra Rai, a tutti, veramente, a tutti quelli che hanno reso possibile, partendo da Amadeus, questo trionfo della musica, della Rai, dello spettacolo e della nostra televisione, della nostra azienda. Quindi ancora una volta complimenti ad Ama. E quindi sarebbe il palco dell'Ariston. Sto cercando di capire se stiamo per fare i complimenti anche a te per questa vittoria. Montare il palco dell'Ariston, va bene. Senti, mio fantastico ragazzo campione giovane, ma tu né Vasco né Liga? Proprio niente? Né Vasco né Molto Liga, poco. Proprio tu. Dico, quando ti alleni una cuffietta, una canzone, metti... No, niente. No. No, ma aspettavo che tu piano piano cominciassi a canticchiare siamo quelli là, quelli tra palco e realtà, la 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 la, che è un brano straordinario di Luciano Ligabue. Ma siccome noi siamo il paese di Coppie Bartali, vado a omaggiare anche il Blasco, anche perché io vado ai concerti sia dell'uno che dell'altro, ed è Fronte del Palco, che è un doppio album live del comandante di Vasco Rossi. Montare il palco, certo, e poi sul palco sale una sera Luciano Ligabue e una sera Vasco Rossi, il palco reale che è presente in tanti teatri all'italiana. Tu il teatro non lo fai, io un pochino sì, è posto frontalmente al palco scenico, decorato con lo stemma, tutto super lusso, e poi appunto il palco dell'Ariston, dove per la terza volta di seguito ha trionfato Amadeus e tutta la squadra di Sanremo. Ma adesso il palco diventa questo, quello dell'eredità, tesoro, un po' è palco, molta in realtà e moltissima è la tua eredità, perché 210.000 euro li vinci, perché la parola è palco! Prego Lorenzo, puoi venire qua? Lorenzo! Guarda lì Andrea e Samira, sono più contenti di te! Bravissimo Lorenzo, 210.000 euro! Una super vincita!
Tra palco e realtà, in realtà, non stai sognando, non è finzione teatrale. Guardali là, i ragazzi sono più contenti di te. Bravissimo, 210.000 euro, fuochi d'artificio. Sei al traguardo, pilota. Giù dalla volta. Ti aspetta il palco per salutare sotto gli appassionati, gli amici, grazie, le amiche. Grazie. Le ghigliottiniste e i ghigliottinisti, un super campione, 210.000 euro. Tra palco e realtà. Buona serata. Tutti, buona serata. Bravo!